Prosegue la raccolta di fondi per aiutare Giancarlo Petronio, il 43enne adanita paracadutista che sta lottando contro una malattia che lo ha colpito nel marzo del 2020, un linfoma del sistema nervoso centrale, una malattia che viene classificata come inestinguibile, ma Giancarlo non si arrende. Dopo accurate ricerche ha scoperto immunoterapie eseguite in Europa che hanno un elevato costo, e allora lui comincia a sperare per sé, per la sua famiglia, la moglie e i due bambini. Giancarlo spera di vincere sulla malattia, di estinguerla e quindi di tornare alla vita normale. Mentre i medici mi parlavano, io non facevo altro che pensare alla mia famiglia, dice Giancarlo, ai miei due piccoli e alle cose che non avrei potuto fare durante la loro crescita. E allora il paracadutista di Adano, con grande dignità, pensa a raccogliere la somma necessaria per guarire e tornare a vivere una vita normale con i suoi familiari. Spero di conquistare un posto nei vostri cuori, dice Giancarlo, e di ricambiare forze e amore a tutti coloro che sosterranno in modo straordinario la mia lotta contro il cancro. Occorrono 60.000 euro e Giancarlo lancia una raccolta di fondi online sulla piattaforma GoFundMe. Parte una gara di solidarietà che dà i primi frutti, ma occorre ancora altra generosità, e ora arriva anche l'appello dell'adanita Massimo Biondi, ambasciatore dei diritti umani, che invita tutti a fare nuove donazioni per aiutare Giancarlo. E Giancarlo si affida anche alle preghiere. Qui lo vediamo nella sua toccante visita all'oratorio di Santa Croce in Castellare, edificio religioso che si trova sulla vetta della collina che sovrasta il centro di San Giovanni alla Vena, frazione di Vico Pisano, in provincia di Pisa. Aiutiamo tutti Giancarlo.